Ritorniamo in Elden Ring. Sono tornato indietro per visitare l'ultima zona che mi era rimasta nella zona ovest dell'altopiano di Altus, ovvero questa qui, tutta questa zona qui. E qui abbiamo sempre Millicent, vediamo se abbiamo qualche linea di dialogo nuova. Negativo, per cui proseguiamo. Tarda mattinata, vabbè. L'occhio della belva trema. Come dici tu? Allora, in zona quindi c'è una grotta. Uccidere quello? Oddio mio. Rovine di Winda. Sai che non devo uccidere te, ma devo uccidere il tizio che ti ha evocato. Qui c'è quello? Vediamo un po'. Curati per favore. A posto. Evocazioni di tibia e perna. Ok. Iniziamo a pistare l'aria. Parola. Allora, vediamo un po' se qui c'è qualche magari botola nascosta. Qui no. Via uno e via. Visitato questo, continuiamo a visitare il lato sinistro, diciamo. Niente. Un altro cade tutto qui. Non ci sia una botola nascosta? Vabbè. Dammi.
cavalluccio. Qui non abbiamo niente. Ci abbiamo, ok, visitato. Allora, torniamo nel laghetto e andiamo a visitare le rovine sul lato destro. Ah, piano piano. Questo è l'ingresso proprio in mezzo. Aia. Via uno. E via l'altro. C'è uno scheletro là in fondo. Poi di qua. Aia. Vediamoci un attimo. Ah, faccio un tizio. A posto? Via. Ma questo che mi indica una grotta, no? Dove me la indica? Quello. Ah, a posto. Allora, uno scherzo qui. E abbiamo un altro qui. Non so se questo qui, se questo mi indicava questo passaggio, ma non credo. Solitamente mi indica sempre una catacomba, una grotta, una roba del genere. Otto? A posto, vai. Talismano del drago perlaceo più. Questo. Proseguiamo salendo. Nessuno?
Ce n'è uno. Ah, eccola. Forse mi indicava questa. Dite amici ed entrate. Catacombe di Widam. E anche queste, come tutte quante le altre, la facciamo più avanti. Allora, andiamo verso di qua, vediamo un po'. Ok. Oh, c'è una grazia e poi c'è uno scarabeo. Però da qua si arriva per quella per il lago, per cui torniamo indietro. Andiamo all'esplorazione della parte superiore e poi seguiamo la strada del lago. Anche se mi pare che tutte le rovine sono state visitate. Catacomba trovata, quindi possiamo proseguire per qua. Proseguiamo per di qua, ci prendiamo la grazia. Non so se questo ci dà qualcosa di utile. Una ceneggia, ma qua, eh? Non c'è nulla. C'è qualcosa invece. Vabbè, era. Non c'era nulla in realtà, quattro frecce. Io. Abbiamo un altro tema. Lì c'è un'altra grotta e lì c'è un oggetto. Sono più oggetti là in fondo. A posto. Allora, abbiamo questa cella, questa cella, sì, ciao. Questa grotta. Fatto sbagliato. Usa. Doppia chiave, aia. Dammi un po' di luce. Caverna di Termai. Termai, non lo so. E anche questo, come tutte le grotte dell'altopiano di Altus, lo andiamo a fare più avanti. Ce la segniamo anche questa.
sbagliato. Vai. Esplodate. Porco. Me ne vado allora. È stato un piacere tutto vostro. Arrivederci. Gente che cade. Non so da dove. Della mappa non mi piace questo. E dai, ancora la mappa non la fa aprire. Però lì abbiamo una grazia, quindi possiamo riposarci. E ci sta un castello. Ok, siamo sotto Villa Vulcano praticamente. Si sta ammazzando da solo? Meglio per noi. Aia. Andiamo per di qua. Tanti, chiedo. Via 1, via 2, via 3 e via 4. Eh no, 2 contro 1 non vale però. Non vi fate male a vicenda, no? Aia. Ah, peccato. Oh, ne è rimasto uno là in fondo di sti cosi. Vai. Se riusciamo ad attaccarlo alle spalle, magari ci risparmiamo un po' di fatica. No, vedi che mi ha visto. Ma dai, non ci posso credere. Questo dove si è sbucato.
Piano piano. Muori. A posto. Iniziamo l'esplorazione di questa zona. Ma lì ci stanno 4. Oppure un po' più di 4. Gente che combatte tra di loro. Vabbè, voi ammazzate. Io mi giro quest'altra zona qua con le tombe. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Ma non mi serve. Una chiave. Vabbè, ammazzatevi a vicenda. No. Vediamo se possiamo entrare in questo castello. Sembrerebbe di sì. Forte Lied. Elmo, guanti e pastorale dell'inferno. Ma se questa porta si può aprire? Sì. Abbiamo qui un oggetto. Un ricettario, era da un bel po' che non trovavo ricettari. Qualcuno? Sembra di no. Quei poveri stolti. Chi parla? Non mi troveranno mai. No, per me è sopra. Quando sono giù non sento nessun... Non si sente niente. Non mi troveranno mai. Mi sa che hai ragione. Ah, ecco.
Amuleto scorpione del fuoco. Sopravviverò, te lo assicuro. Presto tornerò a Villa Vulcano. Se lo dici tu. Scendere da qua in qualche modo? No. Ok. Possiamo andarcene. Io pensavo che mai fosse qualcuno che si era nascosto in qualche botola o roba del genere. Allora, questo e proseguiamo. Verso sud? Sì. Caricati di mana. Aiaia, dobbiamo evocare qualcosa? Vediamo un po'. Un draghetto. Drago di mare. Ero full HP. Stato di Marika. Non mi è ben chiaro. Allora. E questo prima. Ecco. Se sputi lava non posso avvicinare. Ma non è un problema in realtà. 19.000. Un nuovo potere draconi. Ah, giusto, io non ho. Tutti questi cuori non li sto usando io. Devo andare a prendermi i vari incantesimi in giro per le chiese da draconica. Poi magari lo vado a fare off screen. Dove ci troviamo? Qui ci troviamo. Ok. Alexander! Come la va? Cuocimi tra le tue fiamme. Non stai bene, lo sai? Ah, buon'anima. Cosa ti porta in un luogo come questo? L'esplorazione. Dubito, tu voglia tentarti con le fiamme, data la tua natura organica del tuo corpo. Ma il tuo tempismo è impeccabile come sempre. Durante il tragitto ho creato un dono perfetto per te. Prendilo, scommetto che ne sarai entusiasta. Un vaso, grazie.
Qui l'aria è poco più che tiepida, non riuscirò mai a temperare il mio corpo fino a renderlo indistruttibile. Forse dovrei dirigermi a est. Mi è giunto all'orecchio un vecchio detto. Oltre le nubi superbe si innalza il picco del gelido gigante e giace la fiamma della rovina, che sempre arde con voce tonante. Va bene, quindi ti dirigi a est, verso una zona che io ancora devo scoprire. Perfetto. Perfetto, tra virgolette, diciamo. Quella sarà Villa Vulcano. Non c'è qualcosa che possiamo fare qua? Decisamente no. Quindi andiamocene. Povero cavalluccio. Aia, a posto. Manco il benvenuto mi date. Poi. Ok. Da qua si viaggia ancora verso qui. Un attimo indietro. Da questo lato c'è qualcosa? No, in realtà non c'è niente. Ok. Altre rune? Niente. Proseguiamo. Aia. Se c'è questo è brutto segno. Panna dell'eremita. Magma torbido. Una magia. Abbiamo una struttura che deve rompere qualche gigante. Aia. Bastardi. Avanti, deve essere per forza un gigante, ci deve essere, altrimenti io questo non lo rompo. Non è un gigante, è peggio un orso. Via, via, via. Porca, cioè, è allucinante il gigante, il coso, l'orso. Vieni. Perché non viene? Dai. Rotto, sì. Gli orsi sono veramente creature incredibili in questo gioco. Ah, per favore, va. Vai. E proseguiamo. Seguiamo. Posso salire?
vabbè, piccolino questo. Allora, lì abbiamo bello scarabeo. Ah, dato nulla. Vabbè. Tutta questa zona è per caso? Una grazia, buono. Palestra Puleggio. Siete? Vabbè, proseguiamo verso sopra. Vediamo gli HP. Aia, ho visto una brutta creatura. Molto brutto. Mamma mia. L'orso e questo e quel nemico, non so cosa scegliere onestamente. Lì c'è un mago. Mi sembra l'armatura del mago di Raya Lucario. Questo, sui tetti riusciamo a salire? Sì. Quello è un nemico. Piano piano. Zitti. Vabbè, mi hai sentito però. Sta parlando, molto utile. Ah, one shot? Vabbè.
Prendiamoci qua una stella lunare. Questa. Curatina. Veste da stregone errante alterata. Allora, due maghi e una creatura. Un mago, ce lo siamo levati. Qui ne abbiamo un altro. Aia. Ah no, sbagliato. Ho capito però. Vabbè, riproviamoci. Stato di magica, buono. Buono stato di magica? Cioè che siamo troppo lontani in realtà. Ecco. Attacca al soffetto di vanilla. Questo via. Serio? Mori. Ok. Pietra della memoria. Va bene. Veste di Raya Lucaria, come abbiamo detto. L'equipaggiamento quello era. Ah, qui arriviamo. Qui c'è una grazia e c'è un tizio. Parla. Perché non parla? Cometa di azzurro. Va bene. Carichiamo l'aria. Non dice nulla. Va bene. Da qua poi arriviamo.
Esattamente. E qua ci siamo già. Abbiamo già visitato questa zona. Per cui possiamo dire che la zona ovest, tutta la zona ovest l'abbiamo già visitata. Ci rimane da visitare soltanto questa zona qui e tutta quanta la capitale. Per cui, per questo, ci si vede nel prossimo episodio.